Con il rinnovo di Dzeko, praticamente l'Inter si è buttata di capofitto su Alexis Sanchez. E in questo video cercheremo di analizzare i pro e i contro di questo acquisto, di questo eventuale acquisto, molti lo danno per quasi fatto, per quanto riguarda appunto il cileno. E innanzitutto iscrivetevi al canale, mettete commenti, like, seguiteci su Instagram, lo sapete ormai, ormai ci conoscete. Insomma, dicevamo, l'Inter si è praticamente buttata su Alexis Sanchez. Ormai ce lo ricordiamo tanti, insomma, che comunque in Italia ha giocato con l'Udinese, poi ha giocato a Barcellona, con l'Arsenal e, anche se non si è mai visto, stava al Manchester United e più per presenza che per altro, perché praticamente in 32 presenze ha fatto 3 gol, quindi comunque pochissimo, l'anno scorso solo un gol. Stiamo parlando di un attaccante che all'Arsenal aveva 160 presenze e 80 gol, quindi quasi un gol ogni due partite. Quindi in questi 2 anni è sicuramente un po' sparito dai radar. Allora, le cose positive per quanto riguarda questo acquisto per me sono: 1, la carta d'identità, comunque è un classe 88, che rispetto a Dzeko sono 2 anni di meno. Poi tra l'altro deve compierli a dicembre, quindi adesso c'ha 30 anni. E l'utilità, perché comunque Alexis Sanchez può fare il trequartista, la seconda punta, e non sarà sicuramente preso per questo, e anche l'esterno d'attacco. È un giocatore veloce, lo si conosce, insomma, comunque è il miglior realizzatore della nazionale cilena, della storia della nazionale cilena, è un giocatore brevilineo, veloce, tecnico, intelligente tatticamente. La cosa negativa è che comunque sono 2 anni che praticamente ha smesso, quindi comunque sono 2 anni che di lui non sappiamo nulla, di lui sappiamo soltanto che comunque aveva avuto un rapporto un po' discutibile con Mourinho, che anche se l'aveva voluto tanto l'aveva poi praticamente messo da parte. E stiamo parlando di un giocatore che comunque ha un caratterino molto molto fumantino. Queste sono le cose che un po' mi lasciano perplesso per quanto riguarda Alexis Sanchez. Io personalmente confido molto in Conte, cioè nel senso, i tifosi dell'Inter dovrebbero confidare molto in Conte e nella sua capacità di recuperare i giocatori, di metterli al centro del progetto, di motivarli. Quindi comunque un giocatore sì che ha avuto dei problemini fisici, perché comunque non stiamo parlando di un giocatore che non ha avuto problemi, forse da quel punto di vista meglio Dzeko, però è un giocatore che secondo me può ancora dare al campionato, al calcio e soprattutto all'Inter. Quindi io, come operazione, un prestito, si parla di prestito, con addirittura una parte di ingaggio pagata dal Manchester United, anche se più che si sta lavorando sulla riduzione dell'ingaggio, comunque Alexis Sanchez guadagna 10 milioni di euro l'anno, una cifra esorbitante che neanche l'Inter, che comunque paga profumatamente gli stipendi dei giocatori, può permettersi. Si lavora sui 6,5-6 milioni con i bonus, insomma così, ma non assolutamente 10 milioni di euro l'anno che guadagna al Manchester United. Secondo me è un'operazione che io mi sbilancio, positiva, più positiva anche dell'operazione Dzeko, perché per quanto riguarda Dzeko, adesso sembra che non sia arrivato il Batistuta dei tempi d'oro, però parliamo di un giocatore Dzeko che l'anno scorso ha fatto solo 9 gol. Probabilmente sarebbe servito, sì, però io fondamentalmente penso che Alexis Sanchez sia molto più duttile, possa essere utilizzato in più modi, possa avere quelle caratteristiche tecniche che si possano sposare meglio con le caratteristiche di Lukaku, che è la prima punta di diamante sarà dell'Inter. Quindi credo fortemente che l'Inter stia facendo una gran bella operazione, operazione che poi probabilmente sarà seguita da un altro centrocampista, si parla di Vidal, e un'altra punta, la cosiddetta punta di riserva, e potrebbe essere o Llorente, se dovesse non decidersi Icardi di andare a Napoli, oppure se Icardi dovesse decidere di andare a Napoli, che dovrebbe essere l'operazione più logica, perché comunque si è capito che l'Inter non vuole darlo alla Juventus, probabilmente si potrebbe esserci lo scambio con Milik. L'Inter si sta muovendo molto bene, è molto attiva. Non so
se è a livello della Juventus, anzi sicuramente non lo è, ma quest'anno l'Inter si è rinforzata molto. Credo che ci troveremo davanti a un campionato molto più combattuto dell'anno scorso, anche perché comunque ci sarà anche il Napoli. Napoli anch'esso si è rinforzato tantissimo. Quindi non ci rimane che mancano pochissimi giorni, manca una settimana all'inizio del campionato. Aspettiamo, vediamo questi ultimi giorni di mercato che sicuramente ci saranno i botti. Noi rimarremo sempre aggiornati, vi aggiorneremo ogni volta che succede qualcosa a livello di mercato, a livello di notizie. Saremo sempre qua. Voi iscrivetevi, mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate e ci vediamo alla prossima. Ciao!